in questa seconda giornata dell'Università d'Estate a Soveria Mannelli il punto d'incontro è la cultura. Matera ha un obiettivo che è il 2019, ma un obiettivo anche per l'Italia e per le regioni del Sud Italia che attraverso questa esperienza possono riproporre nuove iniziative e nuove opportunità. Matera 2019 è un'occasione prima di tutto per questa città che è stata considerata per anni il simbolo del degrado nazionale, mentre adesso esprime un modello di riscatto basato sulla cultura. Tra l'altro il Sud ha una cultura inespressa. Questo vale anche per la nostra regione che ha delle potenzialità straordinarie e vale anche per ogni singolo comune come quello di Soveria Mannelli che ha una storia recente, abbiamo meno di 200 anni di vita. Però non c'è comunità, non c'è luogo, non c'è territorio che esprima risorse, che esprima valori e che esprima appunto lo spirito dei luoghi, che è il tema che quest'anno abbiamo voluto assegnare all'Università d'Estate, proprio per ribadire la forza dell'identità che è anche forza della cultura e che è quindi possibilità di cambiamento. Questa è l'idea che noi abbiamo posto alla base dell'edizione di quest'anno che è costantemente arricchita da interventi di grande qualità. Abbiamo iniziato con Paolo Adubini, presidente del corso di laurea di Economia dell'Arte e della Comunicazione dell'Università Bocconi di Milano. Abbiamo proseguito questa sera con Raffaello De Ruggeri, sindaco della città capitale europea della cultura del 2019, sindaco di Matera. Proseguiremo con Vittorio Sgarbi, storico e critico dell'arte, che non ha bisogno di presentazioni, e poi il 2 di settembre concluderemo con Massimo Brai, che è stato ministro della cultura nel 2013 e nel 2014, che è attualmente direttore generale dell'Istituto Enciclopedico Italiano della Treccani ed è anche chi ha inventato il Festival della Taranta, che è un recupero di storia, di identità, di valore, di tradizione del nostro sud. Allora il programma è questo, il catalogo è molto ricco e appunto dalle riflessioni che proverranno da questi dibattiti noi trarremo opportunità per poter costruire un modello di sviluppo anche locale basato sulla cultura.